Ciao e benvenuti in un nuovo video. Come ad ogni inizio mese è l'ora dei consumi, quindi andremo a verificare quanto ho consumato nel mese di luglio, ma soprattutto quanto ho speso e quanto ho risparmiato. Poi vi preannuncerò l'uscita di un video molto molto particolare, direi quasi shock, e capirete il perché. E poi un sacco di ringraziamenti perché mi avete praticamente bombardato di referral. Dopo la sigla. Eccoci qui sulla schermata dei consumi. E la macchina è arrivata a 18.126 km totali in 6 mesi. Mi sembra un chilometraggio di tutto rispetto, insomma, ne faccio per un totale di 2.911 kWh e una media di 161 wh al chilometro. La media è abbastanza costante, adesso è leggermente di più perché ho avuto un consumo leggermente più alto, ma io diciamo ho questa media dei consumi, insomma. Il trip, l'ultimo trip che ho azzerato, test consumi, come vedete ho fatto 634 km consumando 156 wh al chilometro, quindi leggermente meno rispetto alla media totale, ma diciamo che la mia media è questa, 160 wh al chilometro. Andiamo sull'app però. Allora, andiamo sull'app Tesla e andiamo su statistiche di ricarica. Guardiamo questo mese com'è andata. È stato un mese un po' particolare perché ci sono state le ferie, quindi come vedete, a parte ho avuto due ricariche soltanto in tutti gli 8 giorni di ferie. Ne ho fatta una piccola appena arrivati il giorno dopo e una più sostanziosa il giorno seguente. Parliamo dell'11 e del 12 di luglio. Poi ci sono diversi giorni dove non ho ricaricato. E questo ovviamente ha abbassato un po' il chilometraggio perché abbiamo fatto tanto mare, tanta spiaggia e quindi ho preso poco la macchina, ma in realtà poi compenso quando non sto in ferie perché faccio un sacco di chilometri. Ho fatto anche il supercharger all'andata il 10 di luglio. L'avevo fatto anche il giorno prima, sono quelli rossi e questo mese ho ricaricato il 19% supercharger, che è molto fuori media per quanto riguarda il mio stile, diciamo, di guida e di ricarica. 51% a casa, 30% altro, appunto, sono le colonnine che ho utilizzato nell'arco del mese, soprattutto in AC, perché a Porto Santo Stefano non c'erano colonnine in DC, colonnine rapide, ho ricaricato quando andavo a cena fuori, nelle colonnine in AC. Spesa totale 186 euro. Tenete anche conto che i supercharger sono scesi molto di prezzo, ma in compenso non ho fatto abbonamenti con gli altri gestori, quindi ho ricaricato a consumo e ho pagato un po' di più, circa 79-89 centesimi a kilowattora. Però insomma non ho trovato utile fare alcun tipo di abbonamento. Ho totalizzato 640 kWh di ricarica. Ma attenzione perché ho risparmiato 327 euro, pur alzando i costi, quindi pur avendo caricato, ecco, in altre colonnine e ai supercharger, questo mese ho risparmiato esattamente la rata del leasing, come un po' succede in tutti i mesi, ok? Andiamo a vedere il consumo anno, come si è aggiornato avendo aggiunto luglio. Totale kilowattora ricaricati 3.800, mentre il paddone vi ricordo che me ne segnava quasi 1.000 in meno, quindi insomma è tanta roba perché la differenza più si va avanti e più aumenta. Complice il fatto dell'aria condizionata che ci fa consumare un'energia che poi il paddone non ci riporta, tant'è che il paddone mi porta 2.911 kWh mentre l'applicazione 3.800, sono 900 precisi kWh in più di scarto, diciamo, tra l'applicazione e il paddone. Ho speso in totale 1.000 euro, da quando ho la macchina ho speso 1.000 euro per fare 18.000 km, fate voi il conto, ma insomma mi sembra ben diverso rispetto ad un'auto a benzina o a diesel, e ho risparmiato quasi 2.000 euro. Se fate questi 2.000 euro divisi 6 mesi, esce fuori proprio 333 euro circa, che sono la rata del leasing. Quello che dico sempre quando faccio il video dei consumi è che la rata del leasing, quindi del costo mensile della macchina, esce fuori soltanto con il risparmio sul carburante. Poi ci sono tutta un'altra serie di vantaggi che hanno le auto elettriche, come il bollo, insomma, i non tagliandi. Non mi va di essere ripetitivo, ma insomma li faccio sempre presenti, insomma. Avrei speso invece 3.000 euro di benzina, insomma mi sembra un risparmio sostanziale, 2.000 euro in 6 mesi, significa più o meno risparmiare 4.000 euro l'anno di carburante. Ma l'avevo fatto il primo mese, avevo ipotizzato circa 4.000 euro di vantaggio annui, in realtà l'avevo considerato prima di acquistare la macchina, ed effettivamente con quest'app riesco appunto a semplicemente a confermare quello che era il trend iniziale.
Non vedo l'ora di fare un anno, non vedo l'ora di capire a quanti chilometri arriverò da qui a un anno, perché vi ricordo che io ho fatto un contratto leasing con 35.000 km annui massimi e quindi cercherò insomma di mantenere questo trend. Purtroppo ci riuscirò e capirete tra qualche giorno perché. Poi, come vi ho detto ad inizio video, purtroppo nei prossimi giorni vi darò una notizia non tanto bella che riguarda questa macchina. Dovrò tenerla ferma per circa 50 giorni, speriamo, insomma, che non siano di più. Non vi dico nulla oggi perché non potrei essere preciso, io invece voglio esserlo, e quindi farò un video dedicato, e vediamo se riesco a farlo anche entro fine settimana, dove vi spiegherò tutto quanto. Nel frattempo, invece, cose positivissime. Voglio ringraziarvi perché negli ultimi 7 giorni ho ricevuto 5 referral, il che mi ha molto stupito, sinceramente non me lo aspettavo. Tra l'altro i referral adesso sono da 7.500 crediti sia per Tesla Model Y che Tesla Model 3 e abbiamo anche un vincitore perché, come vi avevo detto in uno dei video precedenti, ho preparato un pacchetto di roba, di accessori doppi che mi sono ritrovato grazie alle collaborazioni con le varie aziende e che avevo detto che avrei spedito al primo referral per Tesla Model Y ed è Mirko. Mirko, palesati, mi raccomando, mandami una mail. Sei l'unico Mirko, tra l'altro, dei 5 referral di questa settimana, sei stato il primo. Quindi fatti vivo perché ti devo spedire tutti gli accessori, sperando, casomai ci sentiamo, se c'è qualcuno che non lo usi, inutile spedirtelo. Insomma, fatti vivo, mandami una mail, giannellapaolo@gmail.com, così ci sentiamo per email. Ti avverto. Hai 7 giorni perché altrimenti poi la cosa andrebbe troppo per le lunghe, quindi fatti sentire in modo che riesco a spedirti il materiale, altrimenti passo alla Tesla Model Y successiva dei miei referral. Dopo Mirko, voglio ringraziare Mattia che invece ha ordinato una sua Model 3 con il mio codice referral, poi ringraziamo Gabriele che ha ordinato la sua Model Y con il mio codice referral, poi Luca che ha ordinato un'altra Model Y con il mio referral e poi Alessandro che ha ordinato una Model 3 sempre con il mio codice referral, tutto in questi ultimi giorni. Allora, vi ringrazio perché a parte che 5 referral, sono 37.500 crediti. Tra l'altro ne ho 10.000 nel box e altri 2.000 o 4.000 in entrata. Insomma, con questi referral arrivo circa a 50.000 crediti. Ve lo dico perché io sono molto limpido, lo sono sempre stato. Sapete che mi piace dirvi, diciamo, questi numeri. Non sono per vantarmi perché tanto alla fine non sono soldi, nel senso che con i referral non ci si mangia purtroppo. La mattina devo sempre andare al lavoro. Però mi fa piacere condividere con voi quello che è la crescita del canale. Quindi ho circa 50.000 crediti sicuri perché gli acquisti sono stati fatti. Ma tra l'altro con il nuovo programma sono a 6 referral dal 13 luglio che è stato un po' resettato il programma referral. Da lì in poi si possono ricevere i punti per 12 referral. Io sono a 6, quindi da qui a fine anno potrei ricevere altri 6 referral e arrivare con questi altri 6 a circa 97.000 crediti. Raga, sono proprio tanti, cioè veramente tanti, nel senso che molto probabilmente farò una lotteria simile a quella che ha fatto Fabrizio, perché io non voglio nulla, nel senso che il canale per me è un piacere. Ovviamente mi riscatterò qualcosa che mi serve, non so, tipo la wallbox, che poi anche quella è molto relativa, ma alla fine sono 5.000 crediti, credo di poterlo fare. Riscatterò, come vi ho detto, l'autopilot avanzato per 3 mesi, poi vediamo, insomma, ma cercherò di ridarvi il più possibile. Questo, insomma, ve lo dico sia per onestà, ma sia perché appunto lo sapete come gestisco il mio canale, quindi senza segreti io vi dico sempre tutto proprio per questo motivo, per essere il più diretto e il più limpido possibile. Detto questo, vi ho detto tutto, aspettate il prossimo video perché sarà probabilmente il video più clickbait in assoluto, che in realtà non è un'esca, ma purtroppo è una verità. Vi ringrazio, se il contenuto vi è piaciuto lasciate un like e se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi. Ah, e mi raccomando, utilizzate anche il mio referral. Ciao, al prossimo video.